Io c'è l'altra domanda interessante che hai fatto tu era quella su come si strutturano i turni, il livello di sapere. La cosa che a me mi è sempre piaciuta molto alla ciclofficina Don Chisciotte della SNIA è che è zero, ci sono zero tecnicismi. Cioè, il sapere aggiustare una bicicletta non conta proprio niente. Niente. E sta cosa è assurda, perché per esempio la mia esperienza è stata che un giorno frequentavo la ciclofficina da utente, avevo conosciuto Piero, stavo sempre lì a negozio da lui e un giorno è passato uno dei responsabili della ciclofficina che non poteva aprire e ci conoscevamo perché io comunque la frequentavo, cioè andavo a aggiustarmi la bici, però poi rimanevo, studiavo un po' come lavoravano i meccanici. E Dario, ti ricordi? Mm-hmm. Mi ha dato le chiavi e mi ha detto: "Wow, io non posso, vai tu, io arrivo". E sono stato buttato in un turno di 4 ore da solo con 6 postazioni, 20 persone a aggiustarsi la bici dentro fuori, io da solo che di bici non ci capivo niente. Niente, sapevo fare una foratura, i freni non sapevo proprio, non c'avevo proprio idea. E quindi è fighissimo perché poi mi sono dovuto gestire queste 4 ore senza un minimo di sapere. E quindi arrivava il ragazzo e mi diceva: "Oh, io devo fare i freni". Guarda, io non ho minimamente idea di come si fa. Adesso chiediamo, regà, chi è che sa come si fanno i freni? Allora, vieni qua. Oppure facciamolo insieme. Sì. Cioè, non l'ho mai fatto, non l'hai fatto neanche tu. Ragioniamo in due teste, proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Non so gli altri ciclofficini a Roma, ma anche alla centrale era così. Cioè, ti trovavi buttato in mezzo a un certo punto, catapultato da utente responsabile. E ti ci trovavi, cioè il corso interno è nato nel momento in cui si stava aggregando tantissima gente e alla sera non si capiva più niente, i responsabili stessi spaccavano gli attrezzi, dicevano: "Vabbè, fermi tutti un attimo, cerchiamo di". Però questa cosa è molto curiosa perché nonostante io e Matteo siamo culo e camicia, spesso lo definisco mio figlio, e cioè lui ha appena detto l'esatto opposto di quello che ho detto all'inizio di questo incontro. Giusto così. Capisci? E adesso lui gestisce la ciclofficina alla SNIA e lavora da me in negozio. Cioè, capisci? È proprio... Questo per tornare al discorso pure che facevamo io e te. Però questa, quando tu parli, no, gestisce, perché a me non mi è chiaro questo concetto di gestione, diciamo, come funziona questa, cioè quando una persona passa da utente a responsabile, cioè chi lo decide, come viene deciso, cioè qual è l'organico che lo decide? Io davo per scontato una cosa, le ciclofficine hanno un'assemblea di gestione, siamo d'accordo tutti su questo, almeno un punto proprio, no? L'assemblea di gestione. Ogni quanto tempo si fa questa? Ma dipende dalle ciclofficine, in teoria una volta a settimana, una volta ogni due settimane, una volta al mese. La rete delle ciclofficine popolari c'ha. No, noi la facciamo una volta a settimana. Una volta a settimana, al termine di un turno. Quindi se non c'è l'assemblea una volta a settimana, una volta al mese, le decisioni vengono prese in assemblea. Perché l'assemblea è un momento di discussione dove ci si vede in faccia e si discute sì, no, lui sì, lui no, aderiamo, non aderiamo, ci piace, non ci piace, ragazzi, è rotta una forcella. L'assemblea poi è aperta a tutti e tutti gli utenti sanno che c'è l'assemblea il lunedì sera, quindi se c'è una persona che decide che da utente vuole passare a essere meccanico della ciclofficina, a prendersi un turno, ma pure io dicevo che il sapere non conta all'inizio, perché se un utente vuole, c'ha la voglia, il tempo di venire a fare un turno in ciclofficina, non serve a niente che lui sia già un bravo meccanico, l'importante è che passa in assemblea di gestione e dice: "Guardate, io voglio iniziare a fare il meccanico". Noi gli diciamo di passare durante i turni, si affianca un altro meccanico
e poi impara, cioè non è che deve essere, cioè nessuno nasce imparato, quindi in quel senso non è, sì è un momento. Ragazzi, allora piano, perché non si sentono Mi sembra che la facciamo l'assemblea qua settimanale, non c'è più. Cioè noi non ci siamo, che ne so, le figure dei responsabili si sono sempre autodeterminate. Cioè nel senso, sì. No, le figure, nel senso che è stata molto spontanea, cioè non nel senso, con lo spirito volontario è stato molto coerente, cioè nel senso se uno si è sempre di più voluto dedicare, si è dedicato sempre di più e poi si è autodeterminato che avesse le chiavi, che diventasse un riferimento all'interno della ciclofficina. Da un punto di vista organizzativo, sì, ancora non abbiamo un assetto organizzativo di assemblee o quant'altro, quello è un aspetto organizzativo che ancora manca e che sicuramente sarebbe utile. Beh, diciamo che da noi la struttura è questa perché essendo all'interno di un centro sociale un po' ripropone le dinamiche del centro sociale, che c'ha l'assemblea di gestione una volta a settimana, le decisioni si prendono lì tutti insieme, quindi è solo che è stato riportato lo stesso meccanismo che funziona e se qualcuno da noi vuole le chiavi della ciclofficina viene in assemblea, le chiede a tutti, se ne discute del perché, non è che prende e si fa le chiavi. No, la votazione è democratica e noi non ci crediamo nella democrazia. Chiedevo se si facessero delle votazioni. No, si evita. Si cerca sempre di essere tutti d'accordo. Ma invece diciamo, no? Il responsabile passa attraverso l'assemblea di gestione e si decide lui sì, lui no. È successo? Un lui no? Gli è capitato? No, da quando ci sto io no. Non so prima. Beh, no. Più che altro. Non abbiamo mai deciso lui no. Semplicemente tu, Corrado, vieni, ragazzi. Sono venuto a riparare la bici qui da voi. Mi piace, vorrei dare una mano. Posso prendermi un turno in ciclofficina? Dici no. Ok, Corrado, puoi venire. Che giorno ti starebbe comodo? Noi siamo aperti il lunedì, mercoledì mattina, mercoledì pomeriggio e venerdì. Venerdì c'è Laura e Dario, puoi affiancare loro. No, ma io il venerdì c'ho da fare lavoro, vengo il lunedì. Ok, lunedì troverai Matteino e Giacomo, affianchi loro. E così, no, è difficilissimo che venga detto di no a una persona. Al cioè mi interessava può, farlo sapere cosa, certo, cioè, sì. Dicevi lui sì, lui no può. Però difficilmente. Sì, magari dopo, se questo succede, perché le ciclofficine sono piene di personaggioni, però era anche importante farlo sapere che difficilmente uno è ottiene un rifiuto. È stato deciso invece in assemblea di levare le chiavi a qualcuno. Sì, a voglia. È stato deciso questo, che è sempre brutto dirlo e farlo, ma a volte è necessario. Persone che venivano in assemblea, dicevano mi faccio il turno, gli si dava fiducia, gli si davano le chiavi, e poi in ciclofficina venivano, quando la ciclofficina era chiusa, a farsi i fatti loro. Che questo è un altro dei classici concetti che spesso ha creato anche divisioni e discussioni all'interno della ciclofficina. Quello viene a farsi, passatemi il termine, i cazzi suoi. Questo è proprio il classico esempio proprio che succede all'interno della ciclofficina. Anche lì, insomma, fa parte molto della gestione delle cose. Dobbiamo aspettare. Mi pare di capire che l'assemblea, questa forma assembleare, ha fondamentalmente due valori. Uno è recuperare le risorse energetiche delle persone che vogliono cooperare. Il secondo è di creare una base di socializzazione. Quindi cioè di confronto costruttivo fra i partecipanti cioè l'assemblea è indispensabile per le ciclofficine
o potrebbe non esserci un'assemblea? Da noi è indispensabile, ma è organizzativa vera e propria, cioè allora cioè, che manca in ciclofficina, che dobbiamo comprare, c'è la Critical Mass questo mese che vogliamo fare, c'è il Cyclocamp, la Cemona, dobbiamo organizzare, dobbiamo sistemare, stanno facendo le piste ciclabili autocostruite in giro per Roma, che ne pensiamo, siamo d'accordo, pista ciclabile sì, pista ciclabile no, andiamo a dare una mano, cioè... È un momento di confronto e di organizzazione. Punto. E non si fa semplice. Senza. E sì, ci deve stare, ci deve stare, ci deve stare. C'è lo sciopero generale, la ciclofficina aderisce, se aderisce, aderisce con un comunicato. Vogliamo fare un comunicato su, che ne so, la rete delle ciclofficine popolari è andata a Rosarno a dare una mano. Come? Vediamoci tutti insieme e capiamo come andare, portiamo soltanto i giubbini perché a quelli lì li acciaccano una volta a settimana, o vogliamo fare, andiamo lì e creiamo formazione, gli insegniamo a loro a autoripararsi le biciclette e si fanno una ciclofficina, capito? Le assemblee servono a quello fondamentalmente. Ora io prenderei la palla al balzo per iniziare a spostare questo discorso. Mattino mi ha preceduto in assemblea, le assemblee delle ciclofficine romane si vedono e si parla della Cemona. Quanto c'entra la CM, Critical Mass, con le ciclofficine popolari? La mia esperienza personale, io sono nato in Critical Mass e dalla Critical Mass ho sentito il bisogno di aprire una ciclofficina. Ok? Quello che penso io personalmente è indissolubile il rapporto che c'è tra ciclofficine e Critical Mass. Non esiste che le ciclofficine non creano informazioni sulle critical mass. Non è detto che le persone che vanno in critical mass devono andare necessariamente in ciclofficina, ma le ciclofficine sono correlate con la critical mass. La critical mass non nasce dalle ciclofficine, ma è proprio, fa parte de... Non lo so, tu sei d'accordo su sta cosa? Perché... Non nasce dalle ciclofficine, ma sono le stesse persone che stavano in ciclofficina, quindi... Esatto. La stessa Cemona, che per chi non lo sapesse, noi chiamiamo Cemona, che sarebbe la grande CM, CM Critical Mass. Noi abbiamo trovato questo termine 10 anni fa perché avevamo voglia di organizzare una Critical Mass nazionale. Ora, la prima Critical Mass grande che ci fu in Italia, almeno che ricordo io, è quella del COP 9 a Milano, 2001. Ed è anche la prima volta dove ho visto una ciclofficina vera e propria, al Bulk. Era inverno, credo, era intorno a dicembre. In quell'occasione lì, la Critical Mass romana ha affittato un vagone, eravamo in 60, per metterci le bici, e siamo saliti su a Milano. Quindi già c'era la Critical Mass a Roma, già ci vedevamo, già era abbastanza organizzato, forse all'epoca c'era già la mailing list. E da lì è nata l'idea di fare una Cemona, una grande Critical Mass. E l'abbiamo organizzata a Roma con il desiderio, il sogno, la speranza che poi ogni città organizzasse la Cemona itinerante. Cosa che è stata fatta in Francia, cosa che stanno facendo anche in Spagna con la Criticona, c'è stata a Bilbao, c'è stata a Madrid, c'è stata a Barcellona, se non mi sbaglio, in Francia c'è la Velorussione che l'hanno fatta a Parigi, l'hanno fatta a Lione, a Montpellier, a Toulouse. In Italia questa cosa non accade. Ogni anno, ma perché forse, secondo me i motivi sono vari, quando organizzi un evento simile è fondamentale comunque avere una struttura recettiva. È fondamentale, perché non puoi organizzare un evento dove stai invitando persone a venire da fuori e poi non gli dai un posto dove stare. Quello è fondamentale. Siccome alla SNIA è bellissimo, non so quanti di voi ci sono stati, è proprio un posto super accogliente, cioè è proprio idoneo a fare una cosa simile. Alla fine si fa la Cemona, spesso si organizza a Roma. Ora, ci sono persone dell'organizzazione della Cemona che rifiutano di capire questa cosa, per farvi capire quanto poi sono, no? Quanto sono assurde le dinamiche che si creano. Sono persone della Cemona che dicono che le ciclofficine non c'entrano niente in tutto ciò, quando in realtà le ciclofficine sono i posti dove vengono
smistati i manifesti, vengono organizzate le iniziative a fine Cemona, sono i posti dove vengono costruiti i sound system, messe a disposizione le biciclette per il noleggio, cioè noleggio, prestito, gratuito alle persone che vengono da fuori, insomma è il posto dove vengono fatti... Ciao ragazzi, ciao. Grazie! Stanno andando via i baresi. Dove poi viene dato l'alloggio, la possibilità di campeggiare a chi viene da fuori. 200 posti tenda, ci sono i bagni, e questo non succede solo alla SNIA, ma succede anche alla ciclofficina dell'ex lavanderia, che mette a disposizione i propri spazi. E quindi, come dicevo prima, sono due cose assolutamente proprio correlate tra loro. Le persone che vanno in critical mass questa cosa la sanno, alcuni la rifiutano, alcuni si riconoscono nelle ciclofficine, alcuni vogliono essere totalmente indipendenti. E, il concetto di critical mass non lo so, non so proprio da dove partirei a parlarne sinceramente. Perché, allora, la critical mass nasce a San Francisco, se proprio vogliamo fare. 192. Esatto. Nasce a San Francisco da un'idea di... come si chiama? Chris Carson. Idea che gli venne addirittura dalla Cina, dai semafori in Cina. Rendetevi conto, cioè lui vedeva tutti questi ciclisti che facevano massa a sti semafori, quando diventavano un numero cospicuo, un numero grosso, e passavano sto semaforo infischiandosene altamente delle macchine, perché erano arrivati a essere 20-30 persone. Sono proprio dei video che testimoniano queste cose, e lui da ciclista ha detto: ma sta cosa, la critical mass, la massa critica, facciamo sta cosa a San Francisco. Ed è nata così, come un'unione di ciclisti che rivendicavano i loro spazi, un incontro casuale. Questi sono proprio gli slogan: noi non blocchiamo il traffico, ma noi siamo il traffico. E questo è uno slogan che è rimasto così da 20 anni, viene tradotto in tantissime lingue in tutto il mondo, e fondamentalmente è quello. A Roma una delle tante linee guida che viene date parte proprio con la frase: la critical mass è un appuntamento casuale di ciclisti. Ok, l'ultimo venerdì del mese a quest'ora si vedono sti ciclisti e si va in giro tutti insieme. Prima si discuteva su a che cosa serve la critical mass, poi ognuno c'ha la sua. Io personalmente vi posso dire la mia: dopo 12 anni che vado alla critical mass, ne ho organizzate, ho partecipato all'organizzazione della Cemona. Io personalmente, adesso come adesso, a 12 anni da questa cosa, vado alla critical mass perché sono felice quando chiudo bottega di andare a pedalare in mezzo a 200 persone, felice, ok? Felice, semplicemente quello. Quando ho la possibilità di parlare con qualche automobilista, mi fermo e gli racconto qual è la mia esperienza. Ma non ho assolutamente intenzione di mettermi lì a baccagliare o a raggiungere addirittura le mani, cose che succedono spesso. Non so quanto la critical mass debba avere a che fare con le istituzioni. La critical mass non ha a che fare con le istituzioni per moltissime persone che vanno alla critical mass, cioè non è una biciclettata ecologica di Legambiente, non è la biciclettata del PD, non c'è l'assessore. Quando c'è qualcuno che tira fuori bandiere nella critical mass, gli viene chiesto di levarle, perché è successo anche questo. Alle Cemone si presentavano quelli del WWF, ma come una... no, una bandiera del WWF non ci può stare. Meglio di no. Questo è quello che penso io della critical mass, cioè è una festa, è un momento per ritrovarsi insieme ad altri ciclisti, ed è palesemente una maniera per dimostrare agli automobilisti che ci sono anche ciclisti. Non so cosa ne pensate voi, possiamo iniziare da questo, ognuno può dire cosa ne penso. Sì, possiamo vedere delle immagini, intanto inizio a cercare. Se c'è qualcuno che vuole dire cosa ne pensa lui della critical mass. Io credo che la critical mass abbia dei problemi in termini di definizione. Ed è da là che nascono un po' tutti i casini. Cioè, la critical mass è un appuntamento casuale. Cioè, io ti dico che alle 10 ci troviamo in quel posto, alle 8, alle 7 ci troviamo in quel posto,
E quando ci troviamo non è che ci troviamo per caso, ci troviamo perché l'abbiamo deciso. Si dice che la Critical Mass non è organizzata, ma se abbiamo deciso che quello è il momento in cui ci troviamo, no? Dice che le ciclofficine non dovrebbero avere niente a che vedere con la Critical Mass. Questo non è vero, perché qualcuno deve pure organizzarla. Il problema è che in termini, diciamo, per termini di definizione, la Critical Mass non è organizzata. Questo è il problema, cioè la cosa difficile da comprendere. Cioè, chi ti fa l'obiezione che la ciclofficina dovrebbe avere niente a che fare con la Critical Mass è lo stesso che legge il decalogo esattamente come sta messo, diciamo, quelle poche regole basilari, dico vabbè, ma la Critical Mass non va organizzata. Come fai? Cioè, come funziona? Bello, secondo me. Sì. Il percorso è casuale, però... Ah, il microfono. Se non c'è un capo e non c'è chi organizza. Punto. Ma non solo nella massa, in teoria anche nell'aggregazione. Cioè, un raduno spontaneo, ma cioè, spontaneo crea un po' di difficoltà. È un appuntamento. Sì, secondo me funziona, non va proprio definito. Cioè, un appuntamento casuale, bellissimo, perché poi... È come i rave, i volantini dei rave che c'era scritto sotto non è una festa, oppure l'Allegat che la gente alla partenza dice non è una gara, cioè è quello, funziona, sì, però di fatto, non è definito, funziona. Sì, ma di fatto se tipo alle 8:30 ci vediamo in pizzeria, non è casuale che ci troviamo in pizzeria, cioè, capito come funziona. Non è che ogni mese cambia, ok? Noi, certo. Ad esempio a Roma abbiamo un appuntamento l'ultimo venerdì in quel posto là, finito, non c'è bisogno di nient'altro. Ma non è casuale che stanno tutti là a quell'ora? No, non è casuale, certo. Ma è importante. Il problema è secondo me è stupidissimo ed è nella definizione, cioè di fatto qualcuno la deve organizzare, la Cemona, non ci troviamo 10.000 a Roma così, no? Sì. La Cemona è un'altra storia. Un'altra storia. Quindi al momento stesso poi della critica tu ti ritrovi in mezzo a una massa e non sai chi l'ha organizzata, ed è bello sapere chi non l'ha organizzata, cioè non sapere chi l'ha organizzata. In quel momento lì diventa indefinibile e a mio parere, cioè, le cose indefinibili sono libere. Se tu definisci una cosa non è più libera, quindi perde forse, cioè diventa attaccabile poi. Quindi sono libero di portare una bandiera se mi va. No. No, è indefinibile. Portare una bandiera tu stai catalogando qualcosa, quindi non è più. Ma io porto la mia persona, la bandiera di casa mia. No, sì, in realtà sto cercando un po' di minare la base della cosa, perché comunque è strana di suo. Sì. No? Sì. Cioè è difficilmente catalogabile, sì, no? Difficilmente come è difficile capire chi deve andare a dire cosa, capisci? Cioè, perché blocca... io vado da quella e dici ma leva sta bandiera e la cambia, e quello mi fa e tu chi sei? No, io sono Piero, il papà della... no, chi? Non sono... cioè, no, non... qua non c'è capi. Per quello proviamo a scrivere le linee guida, dove chi le scrive poi le linee guida? Ma non c'è capi, non si possono scrivere le linee guida, non funziona. Vabbè. No, funziona. No. Funziona benissimo, funziona. Ma è contraddittorio in termini, capito? Apposta, capirai. Cioè... Io vorrei tornare sull'esempio della Russia. Quando prima lo raccontavo quando stavo mangiando, quando ero in viaggio ho partecipato alla Critical Mass a Mosca. Quando ero in viaggio cercavo sempre Critical Mass proprio per il piacere di pedalare in mezzo ai ciclisti, perché è una cosa che proprio è bella, ti fa crescere, lo dicevo su uno spottino, è il piacere della condivisione di questa cosa qui, è proprio la poesia della condivisione, ci hanno preso pure in giro per questa frase. In Russia, a Mosca, c'hanno un regime di polizia durissimo. E la Critical Mass nel corso degli anni è diventata praticamente una sfilata, cioè questi sembrano un plotone, se tu vedi sti ciclisti serissimi che hanno perso proprio la gioia di scherzare, di divertirsi nel far questa cosa,
e stanno lì, occupano una sola corsia, ma proprio precisamente stanno proprio sulla linea della corsia, non sgarano di un millimetro, tutti in fila, zero campanelli, zero toll bike, niente sound system, nulla, e così sfilano, vanno, sono pure tanti, insomma, quando sono andato io era inverno, faceva freddo, e saranno stati un 150, insomma, per Mosca non erano pochi, e lì per lì a me mi veniva da uscire dalla corsia, no? Bloccare, un po' mi spostavo, le macchine che arrivavano sulla corsia libera mi suonavano, cioè, dovevano rallentare, mi dovevano scansare, io mi scansavo, poi mi rimettevo e sentivo là dietro la gente che mi dice levati, fatti più là, lascia passare, fino a quando a un certo punto è arrivato un tipo con un vestito molto da secchione, no? Col giubbottino catarifrangente e tutto, e mi fa no, tu ti devi mettere dentro perché qui noi facciamo così, rispetta il nostro modo. Io lì per lì ho detto, ma cioè, non sarò io adesso a cambiare la Critical Mass di Mosca con la mia tour bike che sto in viaggio, domani me ne vado. E quindi sono stato lì per lì, e poi quando è finita la Critical Mass siamo arrivati in piazza e mi hanno raccontato che lì la polizia li ha, cioè, sono arrivati a quello perché la polizia nel corso del tempo rompeva, cioè fermava, caricava addirittura, non permetteva, e quindi alla fine loro sono arrivati a questo tacito accordo che occupano una sola corsia, girano, e questa era la Critical Mass a Mosca. E le Critical Mass che ho organizzato in Indonesia, ragazzi, erano una festa indescrivibile, ma perché lì la gente non va di fretta, e quindi cioè, si fermavano, cioè, i motociclisti si fermavano, parcheggiavano, volevano provare le tall bike, cioè, era proprio un delirio, e questa era l'Indonesia. E in Spagna era un'altra cosa, in Francia erano un po' più organizzati. Noi quando organizziamo la Cemona, che è una cosa un po' sui generis rispetto alla Critical Mass vera e propria, perché lì in fondo c'è dietro un'organizzazione. Le prime volte che lo organizzavamo la Cemona, dove tu c'hai sta cosa che stai per ospitare, stai per fare un evento dove ci sono 6.000, 8.000, 12.000 ciclisti, sono arrivati a essere 12.000 ciclisti, le prime volte ci domandavamo se ci dovesse essere un servizio d'ordine, e ci sono state proprio assemblee su assemblee dove si rimaneva fermi su sto punto, dove c'erano persone che sostenevano che ci dovevano stare delle persone davanti e delle persone dietro con i walkie talkie, io guarda che qua si è spezzato, qui stanno a caricare, perché addirittura poi ci sono stati anche dei disordini alcuni anni, c'erano delle polizie, delle camionette della polizia che stavano lì per altre circostanze, poi ci sono stati dei battibecchi, delle cose, e alla fine abbiamo deciso ogni volta che non ci deve essere niente, addirittura abbiamo pensato di provare a far dividere la Critical Mass in 2, 3, 4 tronconi, perché 6.000 ciclisti possono occupare il centro di una città per un'ora e mezzo, ma 6.000, 8.000 ciclisti, se li dividi in 3 tronconi riescono a bloccare tutta la città per un'ora e mezzo, capito? Non lo so, la faccenda della Critical Mass è una cosa piuttosto complessa. Io non sono mai stato personalmente a Budapest, che a quanto pare sia la Critical Mass più grande d'Europa. Conta davvero tanto. Critical Mass è organizzata anche da associazioni ecologiste e cose simili. Io personalmente l'unica cosa che penso, che ci confrontavamo anche con Mattia qualche giorno fa, Mattia è un classico esempio di quelle persone che si è allontanata dalla Critical Mass perché ogni volta vedeva disordini, vedeva quasi un incentivo da parte di alcune persone, una scusa per poter litigare e sfogare delle proprie frustrazioni, gente che magari non va allo stadio, non riesce a sfogare in altri modi delle frustrazioni e va alla Critical Mass e se la piglia con l'automobilista. È assolutamente, a mio avviso, la cosa più stupida e sbagliata, perché la cosa che tu vuoi fare in Critical Mass è comunicare il tuo, cioè, quello che sei riuscito a capire, che fai a meno dell'automobile, punto. E se non lo fai con la gioia che ti ha dato sta scelta, non riesci a comunicare assolutamente nulla, cioè stai facendo pugno contro pugno, e a quel punto non riesci a... Non è un passaggio immediato, cioè, nel senso, ci devi riflettere, secondo me. Perché io, per esempio, le prime volte
che sono capitato in CM, vabbè, la prima volta sono andato con te, bello, la festa, così. Poi ho cominciato ad andare in CM regolarmente tutti i mesi e io le prime volte ci arrivavo avvelenato, perché attraversavo Roma tutti i giorni avanti e indietro e vedevo solo macchine che mi venivano addosso, solo gente che mi voleva mettere sotto con la macchina. Tutti i giorni, tutto il giorno, gente che mi suonava. Così quando arrivavo in CM mi trovo in mezzo ai ciclisti, il primo automobilista che suonava, cioè io stavo avvelenatissimo. Cioè, e questo è, cioè, durato tanto, cioè io arrivavo in CM, veramente per me era una forma di protesta forte, cioè molto molto arrabbiato. Poi col tempo ho iniziato a capire che comunque quell'atteggiamento non portava a niente, però per me non è stato un passaggio immediato, cioè ci ho dovuto riflettere parecchio. Ci fu una discussione forte che portò addirittura la ciclofficina della SNIA e la ciclofficina del Macchia Rossa a dividersi completamente fino al punto di non parlarsi più. Il primo anno che la ciclofficina nacque, 2003, perché fu spaccato un parabrezza ad un automobilista che era davvero, davvero fastidioso, una persona davvero fastidiosa, e una persona di una ciclofficina ha spaccato questo parabrezza e l'altra ciclofficina ha fatto uscire un comunicato dove assolutamente non si riconosceva in questo gesto. E l'una accusava l'altra di aver fatto questo comunicato e quindi le guardie, la polizia poteva accusare quella ciclofficina perché successe quella cosa. E lo scazzo fu talmente tanto grosso che ci fu proprio una divisione di queste due ciclofficine, che sono riuscite a riparlare pochissimo tempo fa, per farvi capire quanto può essere differente una critica al massimo. Io non so che dire riguardo le critiche al massimo, vi posso far vedere immagini e raccontarvi della Criticona, della Velorussione e della CMONA che organizziamo noi qui in Italia. E poi magari parliamo anche un po' del cyclocamp e di quello che ci è venuto in mente ieri sera, e se siamo tutti d'accordo. Come dicevo, questa diffusione qua della... che voi vi aspettavate dalla CMONA che poi si potesse diffondere nelle città, no? Attraverso una forma di rituale della CM, e che non è solamente quella lì della critical mass di ogni venerdì, no? È come creare un altro evento, cioè un altro rituale, perché non è un evento, affinché si potesse ragionare insieme su come una CMONA, no? si può andare a riportare in dei nuclei o in altre città un po'. Diciamo, come vedete qua a Lecce, ad esempio, se tu dovessi immaginarti un qualcosa da immettere nuovo a Lecce, no? Cioè, che è fuori dalla critical mass, è fuori dal cycle camp, che poi ne parliamo dopo e secondo me abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare qui, no, che cosa per una città come questa, che hai visto ieri, in questi giorni comunque, può essere una cosa bella da poter introdurre? Afro, io la critical mass o la CMONA intesa come grande critical mass estesa a livello nazionale o interplanetario, come noi abbiamo questa abitudine a chiamarla, io la vedo bene dovunque, la vedo bene a Lecce, a Bisceglie, a Corato, a Poggibonsi, a Giffoni Valle Piana, cioè può star bene dovunque, perché è una cosa che, a parte per chi la fa, è una cosa che ti cambia profondamente, perché stare intorno a pedalare intorno a 100 ciclisti e pedalare intorno a 10.000 ciclisti che parlano altre lingue, fanno la stessa cosa che fai te, la pensano come te, rincontrarsi è una cosa che crea conforto, crea forza, crea forza. Sì. Di certo Roma chiama un sacco di persone, no? A venire, diciamo, per Chiama un sacco di persone
se si proponesse una gemmona qui a Lecce. I numeri non sarebbero gli stessi, è successo questo in Francia, che è l'unico esempio che posso riportare, anche in Spagna. La prima criticona che fecero in Spagna è stata a Madrid. Ovviamente i numeri che c'è in una capitale non sono gli stessi che ci avresti qui a Lecce, perché i 2/3 della Cemona sono romani. Mm. Potremmo fare una prova, quello che voglio dire, insieme al Psycho Camp, e vedere come unirle, almeno a vedere che tipo di risposta abbiamo. Il Psycho Camp c'ha una critica al masso, come alla fine... Sempre. Sì, è così, come è successo qui anche ieri alla fine. E sì, è una grande scommessa, vediamo come va. E... Tornando a sta cosa dei numeri, una cosa molto curiosa, il classico esempio, il classico fenomeno da Cemona, che a me mi fa tremendamente incazzare come cosa. La Cemona è diventata una cosa talmente tanto romana, è talmente tanto oramai un evento fisso, che c'è il ciclista della Cemona. C'è il ciclista. Cioè quella persona che comunque si considera militante, vicino alle forme di lotta, che ne so, o un militante che sta in un'occupazione, o che ne so, che... non lo so, persone che... no? Che però, sai, io non riesco a usare la bicicletta tutti i giorni perché comunque è il mio lavoro, perché io abito lontano, è perché questo e perché quell'altro, ci hanno sempre una scusa. Però no, io riconosco, è giusto, sposo la causa dei ciclisti e quindi vengo alla Cemona. E quello lì è il ciclista della Cemona, vale a dire quella persona che ha la bicicletta, o se la fa addirittura prestare, o se ha una bicicletta ce l'ha sotto casa a prendere acqua e ruggine. Tra l'altro è il classico ciclista che viene a rompere le scatole una settimana prima della Cemona, quando c'hai proprio una marea di cose da gestire, tutte le persone all'ultimo per la Cemona. Ti arriva 2 giorni prima con sta ammasso di ruggine dimenticato lì per un anno, capito? Però sai, io comunque voglio venire alla Cemona perché da 6 anni che vengo alla Cemona, no? Perché la Cemona. Questo è proprio il classico fenomeno che crea la Cemona. Assurdo, perché noi facciamo anche un prestito delle bici, tutti noi meccanici delle ciclofficine, amici così che hanno più di una bici, mettono a disposizione tutte le altre, si mettono in ciclofficina e si prestano a chi viene da fuori Roma. È capace che arriva quello che abita di fronte alla ciclofficina a 50 metri e ti chiede la bici in prestito per andare alla Cemona, cioè è assurdo. Quindi tu sì, quando stai sotto la Cemona, organizzazione, cose, la ciclofficina che esplode, devi pure controllare se quello a cui stai a prestare la bici viene da Trento o viene da di fronte la strada, cioè. Le fotografie che mostro, vabbè, sono un po' di fotografie delle Cemone, vi farò vedere qualcosa della criticona. Sinceramente non ho fatto una selezione, quindi mo ne vediamo qualcuna random. E questo carro qui l'abbiamo costruito l'anno scorso. No, vabbè, dovevo fare grosso, poi mi perdo. No, che non sono selezionate, ce ne stanno tipo 200 solo con questo, capito? Non per quel motivo. E questo è un carro che è stato costruito durante il Cyclo Camp, no? Era stato costruito durante il Cyclo Camp? Era stato rifatto durante il Cyclo Camp, probabilmente. Sei sicuro che è il secondo? Questa mi sa che è il primo. Questo qui è il primo. Questo qui è il primo. Ah, è vero, sì. E... comunque sì, era stato costruito per la Cemona. È una piccola tradizione che avevamo, che era quella di costruire i carri per rendere ancora più grande ed esplosivo l'evento della Cemona, insomma, uscire con delle cose. Le foto le lascio piccole perché non... vabbè, comunque si riescono a vedere, dai. Che vi posso far vedere? Qualcosa a perdita d'occhio. E un'altra cosa che spesso si fa durante le Cemone è organizzare il fine serata per il sabato e per il venerdì.
cosa che è un po' particolare per la Critical Mass, perché la Critical Mass non c'ha un inizio, non c'ha una fine, c'ha un inizio ma non c'ha mai una fine. Invece per le Critical Mass volevamo comunque, no? Cerchiamo per le cemone, cerchiamo sempre di dare una fine agli eventi con un concerto o qualcosa. Spesso succede questo anche alle Velorussion o alle... io con sto cazzo di computer non mi ci riesco proprio, vabbè, scusatemi. Cemona 2007? Oh, sì. La cemona romana in genere viene organizzata in 3 giorni. Il primo giorno, il venerdì, è quello classico appuntamento a fine mese, l'ultimo venerdì del mese, dove è la CM romana. Poi c'è il sabato invece, che è quella grande, e la domenica invece, che arriva al mare, prendendo la Cristoforo Colombo. Si fanno 30 km e si arriva al mare. Poi a volte alcuni tornano in treno, altri invece tornano in bici. Non so che altro dire. Altri rimangono a dormire al freddo con l'illusione che Piero avesse portato da bere per tutti. Questo qui è stato un macchinario che aveva costruito questo ragazzo qui che vedete qui in foto, Anthony, un orologiaio completamente matto, scocciato. Lui non voleva mai saldare nulla e giuntava tutto con viti, bulloni, bucava, alzava, faceva, una persona incredibile. E questo macchinario che vedete qui, vediamo se si può allargare, sì, è un macchinario per fare le piste ciclabili. Quindi praticamente questi qui sono 2 barili, ok, con la vernice, una gialla, l'altra arancione, che passano tramite questo tubicino qui, la vernice, su questi tamponi. Lui ha fatto tantissime prove per fare questi tamponi, addirittura aveva costruito un'enorme penna sfera con un pallone da basket, cioè era una persona davvero assurda. E sto coso qui ha funzionato. La notte di Natale hanno regalato a Roma, al quartiere di San Giovanni, hanno regalato una pista ciclabile. Vestiti tutti da Babbo Natale, andavano in giro. Poi questo progetto qui che vedete qui in foto, non so dove ce l'avrò, qualche altra foto, non ho avuto il tempo di trovarle. Ci ha messo un enorme cilindro al centro, dove c'erano altri rubinettini che balneavano questo cilindro, con un'enorme leva, e sto cilindro ogni tot pedalate lui abbassava con questa leva il cilindro, che toccava l'asfalto e imprimeva la sagoma della bicicletta, e poi lo rialzava. Quindi faceva la pista ciclabile, ogni tanto abbassava sto coso che faceva la forma della bici, lo rialzava su. Un genio. No, assolutamente no. Tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, anche molto costoso, perché le vernici che utilizzavamo erano le vernici vere e proprie per le segnaletiche stradali, che costano davvero parecchio. Soldi ovviamente che venivano sponsorizzati dalla ciclofficina. All'inizio, perché poi si è scoperto che è reato con la vernice da... Davvero? Sì. Però è cambiato il colore. Sì. Sì, se usi la vernice al quarzo è reato, perché è contraffazione del codice della strada, invece se è vernice normale no. Questa è la Murga con Filippo Tito che suonava sempre rullanti. E comunque quel macchinario settimana scorsa è tornato in ciclofficina alla SNIA, è stato modificato e reso più trasportabile, è stato applicato uno solo dei bracci alla bicicarrello, e quindi settimana prossima o nelle settimane a seguire appariranno altre piste ciclabili in giro, a quanto pare. Per rispondere ad Afro, una delle cose belle che sarebbe il caso accostare alla Cemona è anche un posto dove poter costruire delle cose, quindi una ciclofficina.
perché le persone che arrivano magari ti dai comunque un supporto tecnico per poter attaccare una bandierina, un festone, un tamburo, costruire chopper, cose. Succedeva sempre e continua a succedere sempre durante le CMO, nei giorni precedenti si costruiscono sempre o si rimettono a posto risciò, chopper, bici a due piani. Questo qui era un risciò che era stato rimesso a posto proprio i giorni prima della CMO. Io no, non me ne farei vedere altre della CMO, mi farei vedere qualche altra foto delle Critical Mass in giro per il mondo. Allora, vediamo un po' dove ce l'ho. Piero, una domanda sulla CMO, no? Sì. Una domanda sui numeri, diciamo, della CMO nel tempo. Come sono stati? Cioè, all'inizio c'è stato un numero consistente di persone che è andato aumentando oppure è andato diminuendo nel tempo? Negli ultimi due anni il numero si è stabilizzato, che rimane tra i 9.000 e gli 11.000. Ok, parlo della giornata del sabato. Mentre invece è cresciuta, è stato curioso perché sembrava quasi programmata, perché il primo anno saremmo stati 3.000, il secondo anno 1.000 di più, il terzo anno 1.000 di più, il quarto anno 1.000 di più, sembrava proprio davvero una cosa programmata. Comunque è stato esponenziale, la crescita è stata, sì. Vi faccio vedere qualche fotografia della prima CMO spagnola, la Criticona. Cioè, non si era parlato, io ho sentito voci di un po' invece un decadimento a Roma della CMO, che forse è anche collegato a questa mancanza di cambio generazionale di cui parlavate anche la SNIA. No, sono voci. A te? Intanto continuo a cercare foto. Ma non lo so, negli ultimi tre anni è impressionante, se andate a vedere i video su YouTube ci sta sempre qualcuno che fa un video da fermo e si mette in testa, fa il video da fermo e passa tutta la cemmona, dura mezz'ora su una strada a tre corsie, cioè abbastanza impressionante, cioè i numeri a me mi sembrano, anzi, sempre... Sì, forse negli ultimi 2-3 anni sono sempre gli stessi, ma parliamo di veramente tanto. Non so chi conosce Roma, ma io non quest'anno, l'anno prima mi ricordo una telefonata, io stavo a Piazza Venezia e l'altra persona e non stavo in testa, l'altra persona stava a Stazione Termini e non stava in coda, cioè passando per Via Nazionale, cioè stiamo a parlare di chilometri. Stiamo parlando di tipo 3 chilometri. Un po' sotto tono come spirito, secondo me. Cioè, l'ultima CMO è stata un po' così, sotto tono. C'era meno. Ma siamo a fare la disquisizione sulla CMO che può fregare, cioè può fregare meno. Però meno messaggi, meno folcloristica rispetto ad altre CMO, diciamo l'ultima e la penultima. Secondo me deriva molto anche sì da chi, dal gruppo promotore, che poi è vero che è una coincidenza organizzata la Critical Mass, però è anche vero che per organizzare un evento così grosso c'è gente che fa riunioni, che discute da prima, che fa i manifesti per andare lì e poi che li va ad attaccare. Questa roba qua, non lo so perché negli ultimi anni... Secondo me è meno folcloristica, perché è pure aumentata la cultura della bici a Roma. Può darsi. Cioè, 10 anni fa a Roma c'erano 4 fricchettoni che giravano con le due piani, adesso quei fricchettoni sono diventati ciclisti che girano con le borse da viaggio, l'abbigliamento tecnico, quindi più folcloristica, perché si sta diffondendo una cultura della bici a Roma che prima non c'era. Quindi... Sull'organizzazione però della CMO non c'è stato un ricambio generazionale,
cioè il cambio generazionale del quale abbiamo parlato, e quindi è naturale che dopo anni e anni e anni di Cemona, uno che l'ha organizzata per anni e anni e anni, è naturale che poi arriva che è stanco e magari le cose le fa, ma le fa con meno entusiasmo rispetto agli anni precedenti, perché sono sempre le stesse persone che poi si riuniscono, anzi vanno diminuendo, cioè ogni anno c'è sempre problemi di chi va ad attaccare i manifesti se ne fanno di meno, cioè queste sono le problematiche. Però vabbè, sono relative a un evento, cioè la Cemona è un evento, quindi lascia il tempo che trova, secondo me. Cioè, molto più importanti sono le critical mass durante l'anno, cioè la partecipazione durante l'anno, lì bisognerebbe un po' capire quali sono i numeri. Non so se sono cambiati rispetto al passato, però c'era una sproporzione enorme tra la Cemona e le critical mass mensili. Certo. Allora il problema è proprio quello, lo stesso discorso del ciclista che va alla CM e poi se ne va con la macchina tutto l'anno. Cioè il lavoro va fatto quotidianamente, il lavoro fatto bene quotidianamente dovrebbe portarti a fare numeri più grossi nelle critical mass mensili. Le critical mass mensili comunque a Roma crescono, cioè il numero dei partecipanti cresce, sì. Perché io mi ricordo uno o due anni fa le critical mass d'inverno, capace che eravamo 15-20, capitava. Invece adesso pure sotto la pioggia ci stanno 200-250 persone. Un dato positivo. Cioè. Per rispondere, sì, a Francesco, c'è stato forse è scemato un po' l'energia organizzativa agli eventi collaterali, proprio perché probabilmente non c'è più il ricambio che c'era prima, ok? Quindi quelle persone che come me, come altre persone delle ciclofficine, magari si sbattevano a trovare un posto per organizzare un buon concerto, per trovare chi cucinava, per far uscire 1600 portate a 3 euro a piatto, cioè tenere tutte queste cose qui davvero low, e quindi tante forze per la causa, dopo un po' iniziano a scemare perché non c'è il ricambio. Forse è questa l'unica cosa che vedo che scende un po', perché il numero invece proprio dei ciclisti che partecipano no rimane quello, se era quello che sì. Se abbiamo finito con questa domanda, vorrei passare alla prossima. Sì. E cioè che a Berlino, e da quello che ho sentito anche a Vienna, negli ultimi anni, cioè, i numeri delle critical mass sono saliti moltissimo, è diventata una cosa proprio di moda e direttamente proporzionale al numero dei partecipanti è cresciuta l'istituzionalizzazione della cosa, cioè l'immischiamento, insomma, dell'autorità, no, delle autorità all'interno della critical mass, al punto che, da quello che ho capito, a Vienna c'è un percorso stabilito addirittura, concordato con le autorità prima di partire, come se fosse proprio una manifestazione, insomma, con autorizzazione, con le motociclette della polizia che passano davanti, spianano la strada, che chiudono dietro. La stessa cosa succede a Berlino, al punto che la Bike Kitchen di Vienna, cioè la ciclofficina di Vienna, che è stata la fautrice poi di questo cambiamento, insomma, del fatto che la critical mass ha preso così tante persone, ha deciso di tirarsi fuori dalla critical mass perché appunto è diventato troppo controllo, insomma. E niente, mi chiedevo quale fosse, ecco, la vostra... A Roma è successa sta cosa, è successo per un periodo durante le critical mass mensili che c'era una volante dietro che seguiva, non so se te lo ricordi. C'è stato addirittura un periodo che c'era una volante davanti, ok? Che la volante davanti è durata davvero pochissimo, perché non c'aveva senso, perché nessuno la seguiva, cioè, quindi, ok, girava l'angolo, avevano provato a dire andiamo di qua senza dire dovete venire di qua, però proponevano tipo dei percorsi, no? Durante la Cemona alla fine è necessario, cioè, arriva la polizia municipale, arriva,
la municipale, non la polizia. Arriva perché oramai lo sanno. Semplicemente poi perché è più lenta, quindi la raggiungono facilmente, però cioè, è un influente sulla massa. Quando invece capita alla Critical Mass mensile, è sempre puntualmente seminata. La testa comincia a prendere strade contro mano, vicoli stretti e non sono mai riusciti a mettersi davanti o dietro alla fine. Sì, di qua vorrei fa. Sì, quello che succede a Berlino, cioè a Berlino è successo un paio di volte che sono state proprio arrestate persone, no? Che hanno sfondato il cordone delle guardie che dicevano no, di qua non si passa, capito? Infatti sono sempre tutti molto contenti di venire alla Cemona per quello, perché qua hanno capito che fanno come vogliono. I viennesi impazziscono a Roma. Sì. Sì. Non trovano le piste certo. Ciclabili, possono girare per Roma in mezzo al traffico, in mezzo alle macchine. Sono felicissimi. Ah, li capisco. Questo è uno slide di qualche fotografia. Falla andare. Di fotografie durante una piccola Critical Mass a Linz per il Cyclocamp. Tu c'eri al Cyclocamp a Linz. Non è una Cemona, ma è comunque una Critical Mass. I viennesi hanno una maniera di porsi molto punk. Sì, è molto molto divertente andare in Austria a fare le Critical Mass. Sono forti, sregolati, sono bravi, ci piacciono. E torniamo indietro. Vi faccio vedere invece qualche altra Critical Mass che abbiamo organizzato, dico che abbiamo con le persone del posto dove non c'erano Critical Mass. In Thailandia, ad esempio, quando ero in viaggio, è successa una cosa molto particolare. Quando stavamo lì in Thailandia mi è venuto a parlare il tipo della municipalità, l'assessore all'ecologia, allo sviluppo, all'ecologia, insomma, una figura che stava lì nella municipalità. E mi ha detto che volevano organizzare l'apertura di una nuova pista ciclabile a Bangkok, dove non ci sono ciclisti. Pista ciclabile sui marciapiedi. Ok, a me già sta cosa non piaceva, però in quel periodo avevamo bisogno di soldi. E ci avevano chiesto a noi come Sea Clown Circus, come circo, di fare l'animazione a quella giornata lì e aiutarli a organizzarla. E io ho detto guarda che per organizzarla non ci vuole nulla, devi soltanto stabilire una data, farla circolare tra i ciclisti, le associazioni e le cose, e hanno organizzato sta prima Critical Mass, che poi l'ho definita Critical Mass, in realtà era una passeggiata di inaugurazione di una pista ciclabile lì a Bangkok. E alla fine era anche in concomitanza, tipo il mese prima c'era stato il Car Free Days e c'erano un po' di ciclisti, c'era un po' di roba. Lì eravamo parecchi, eravamo intorno ai 600 ciclisti, che per Bangkok è parecchio, è tanta roba. C'erano ciclisti un po' più secchioni, meno secchioni, con le bandierine. Noi personalmente come Sea Clown Circus ci siamo rifiutati di indossare le magliette, ma questa giornata qui era sponsorizzata da Toyota. Questo è quello che succede in Asia, esatto, quindi sì, però grande numero di persone. Questa è una cosa molto curiosa che fanno in Thailandia quando ci sono degli incidenti mortali, dove c'è pure il sangue e altre robe, qui si vede, lasciano le macchine ben in vista. Così le persone capiscono e fanno queste pubblicità sulla sicurezza stradale, dove smettono, dove ci sono questi pannelli 10 per farlo andare avanti, che questa è un po' stanca. C'hanno sti pannelli con tipo delle foto davvero crude di incidenti stradali, con la gente proprio spappolata, con su scritto andare veloce in macchina è molto pericoloso. C'hanno proprio sta maniera assurda di fare. Torniamo indietro. Indonesia, che è la più carina. Quante ne sono? Sai che ne sono davvero tante. Vabbè, tanto che era. Vabbè.
Invece questo qui è, questa è nata proprio come una vera e propria critica al MAS, con un gruppo di ragazzi in Indonesia. Mi ci sono fermato alla fine un anno e in quell'anno abbiamo aperto una ciclofficina dove abbiamo iniziato a costruire parecchie biciclette, molte a due piani, alcuni chopper. E lì in Indonesia i ragazzi hanno una voglia di imparare, costruire, autoprodursi le cose che è spaventosa. Ed erano incuriositi da sta faccenda della Critical Mass, ne abbiamo organizzata una e è andata bene, ne abbiamo organizzate un'altra e due a distanza di un mese l'una dall'altra, quindi delle vere e proprie Critical Mass. E queste fotografie qui non ci hanno bisogno di spiegazione, alla fine lo capite benissimo qual è il clima, ridono tutti, cioè è incantevole. Le Critical Mass lì erano bellissime, non c'erano, cioè non c'erano discussioni, non c'era... non succedeva niente. Se ci avete altre domande riguardo le Critical Mass, perché sennò io vorrei iniziare a concludere questa prima parte dell'incontro e poi per quanti di voi sono interessati vi racconto un po' di sto viaggio che ho fatto in bicicletta. Quella sarà una cosa un po' più intensa, pesante, se ci avete sonno andate a dormire, non lo so. Che dite? Che dici della Critical Mass e tutto? È meglio di giorno o di sera? La Critical Mass? Che domanda curiosa. Non lo so, sinceramente non lo so. Per i colpi d'occhio sicuramente di giorno. C'è un punto della Cristoforo Colombo, della domenica della Ciemona. La Cristoforo Colombo è questa strada che da Roma porta sulla litoranea, sulla costa. È una strada che è lunga 30 km. C'è un punto della Cristoforo Colombo dove tu arrivi in alto, c'è la discesa e poi riparte la salita. E se stai dietro c'hai un colpo d'occhio che è davvero impressionante, perché vedi un'enormità di ciclisti. Che poi la bicicletta di suo prende più spazio di un corteo. 2000 persone in corteo a piedi prendono un tot di spazio, la bici ne prende 6 volte tanto, e quindi è proprio un colpo d'occhio incredibile. E secondo me sono cose che fanno venire voglia a un ciclista un po' così marginale di iniziarlo a fare un po' più spesso e di prendere la bicicletta. A me personalmente la prima Critical Mass dove sono stato era una Critical Mass nel 2002 a marzo o ad aprile, quindi abbastanza numerosa, ma era una delle prime comunque a Roma, dove ci saranno stati 70-80 ciclisti, mi ha dato una forza e una voglia di iniziare a usare la bicicletta tutti i giorni che non me la ricordo ancora. È stato proprio, cioè mi sono trovato lì e usavo la bicicletta da pochissimi giorni e mi sentivo davvero un cretino, nonostante una cosa che mi piaceva tantissimo. Quando sono arrivato in Critical Mass ho visto tutta quella gente che usava la bicicletta come me, non la vedevo tutti i giorni ma sapevo che c'era, mi ha dato una forza indescrivibile e credo che sia una sensazione che viene alla maggior parte delle persone che vanno per la prima volta in Critical Mass. Queste sono tutte biciclette autoprodotte, quelle strane che vedete. Ok, adesso è acceso. Ok. Ieri credo che comunque si è creato un'atmosfera molto bella, no? L'abbiamo vista insieme, era molto forte come Critical Mass, forse perché in questi giorni si era creato comunque l'humus perché divenisse una cosa di questo tipo. Una cosa che ora ho incontrato una persona, beh, oltre vari messaggi che mi sono arrivati oggi di ringraziamento rispetto a questa qua, che poi diciamo è un ringraziamento a tutti noi che l'abbiamo fatta sostanzialmente, e che una persona che ha il pub vicino a dove ci siamo fermati alla camionetta a mangiare i panini ha detto ma perché non organizziamo degli altri eventi
che insieme alle bici venite al mio pub e vi offro da mangiare e da bere. Quindi ieri secondo me si è creato una grande forza collettiva che la città di Lecce l'ha vista in tutti i punti, quindi non l'ha criticata, ma anzi l'ha vista come un qualcosa che era piena di armonia. Secondo me è quello lo spirito della Critical Mass. Attenzione, perché questa qui è una classica dinamica che si forma durante la Critical Mass. Io spesso gioco proprio su sta cosa, perché ieri anche a un certo punto siamo stati fermi per tantissimo tempo a bloccare le macchine, praticamente a buffo, perché stavamo aspettando che il sound system arrivava e potevamo far passare un po' di macchine e poi ribloccare il traffico, invece no, e lì è stato davvero provocatorio. E abbiamo, c'è quella strada che poi porta verso la stazione, abbiamo sgomberato la strada dalle automobili almeno per 10 minuti e c'erano delle persone fuori a un pub, un bar, che quando siamo passati ci hanno detto grazie, era bellissimo, non passava nemmeno una macchina, era stupendo, con i bambini fuori che giocavano. E io gli ho detto scherzando, vi è piaciuto un sacco perché voi state qui, immagina se stavate in macchina, perché secondo me non usate la bicicletta tutti i giorni. E c'è stata una tipa che ha fatto proprio una faccia e è rimasta completamente interdetta. Questo è il classico esempio di quello che può fare la Critical Mass. Cioè, le persone che la vedono dal di fuori sono entusiaste, ma gli automobilisti si incazzano in una maniera indescrivibile. Quindi cioè, su sta cosa bisognerebbe sempre... Almeno io mi sono sempre interrogato su sta cosa, se le persone che ti applaudono dai balconi, che dicono ah è bellissimo, dove non sentono passare macchine, quando passiamo sulla tangenziale a Roma, no? Gente che si vede frecciare le macchine a 12 metri di distanza, una cosa davvero aberrante come cosa. Quando passiamo con la CM si affacciano tutti e stanno lì, applaudono, è bellissimo. Secondo me loro sono automobilisti. Mi piace un sacco che quella strada è bloccata, ma trovano inconcepibile, cioè trovano impossibile pensare che quella strada sia chiusa perché gli serve a loro, cioè non lo so, è strano, non so se mi sono riuscito a spiegare. Io vorrei andare in bagno, non andare in bagno. Vuoi andare in bagno? Vai in bagno, intanto faccio la domanda, dopo la ripeto. Possiamo spegnere il microfono per lo streaming? No, dai. No. Magari c'è. Vabbè, cioè io intanto inizio, tu sì, te sì, la ripeto sì. Dopo. Continuando a parlare di ieri sera, tipo, prendendola come esempio, insomma, per le critical mass in generale, no? Io per esempio, se devo essere proprio sincero, non è che sono stato poi così super contento, insomma, per me ci sono state dinamiche che, appunto, come diceva Piero adesso, sono state provocatorie, che quindi hanno portato, cioè, hanno portato a dei comportamenti degli automobilisti che, cioè, si potevano evitare, ma perché noi ci siamo fermati troppo in un punto in cui ci siamo fermati troppo in un punto perché il sound system era lento e la maggior parte della massa, invece che pensare il sound system è lento, aspettiamo, oppure mettiamo il sound system davanti, lasciamo andare i lenti più avanti, è andata avanti la massa e sono rimasti indietro sti poveracci. E poi sono lì che si creano sempre, tutte le volte, cioè, queste situazioni di pericolo, perché ci rimangono sti poveracci che sono magari poi sempre più deboli, no? Cioè, o i bambini, quelli che vanno più piano, quelli che hanno una bici meno performante, diciamo, che rimangono indietro con magari una schiera di automobilisti incazzati dietro, e sono in tre dopo un po', perché la massa è andata avanti. Tanto quanto, sì, cioè, mi chiedo quale possa, e questa è una discussione che abbiamo avuto anche in ciclofficina a Bologna, perché c'è stato anche lì un po' un calo delle partecipazioni alla Critical Mass, e ci siamo interrogati sul come riportarla a più partecipazione. Ma come fare, cioè come comunicare questi valori che sono fondamentali, cioè all'interno di una critical mass, no? Ci sono, cioè, due o tre punti, insomma, che dovrebbero essere chiari a tutti, che però si è visto, cioè, prendendo come esempio ieri, proprio si è visto che non sono chiari a tutti. Però non essendo organizzata,
e non avendo capi. L'interrogativo è come riuscire a passare questi valori, questi punti, senza creare una struttura organizzativa, senza creare capi. Ti riassumo brevemente. Ho preso come esempio ieri sera, per porre la questione, ci siamo dovuti fermare davanti a quelle macchine, da cui è scaturita poi una mezza rissa, insomma, dal fatto che abbiamo bloccato queste macchine per troppo tempo anche all'interno della rotonda, no? Cioè, quando stai davanti a un automobilista troppo tempo e quelli dietro non si muovono, insomma, questo poi quell'episodio è successo perché è rimasto indietro il sound, perché è rimasto indietro l'osteria, e perché è rimasta indietro perché la gente, cioè la maggior parte della gente, non ha pensato aspettiamo, sono andati avanti, insomma. E quindi è una situazione che ho vissuto in parecchie critical mess, e che questi poveracci, insomma, rimangono dietro in due, dietro a una schiera di automobilisti incazzati. E quindi come migliorare queste situazioni, come passare questi punti cardine della critical mass a tutti i partecipanti della critical mass senza creare una struttura organizzativa, senza creare dei capi, dei leader, no? Perché vogliamo che rimanga una cosa, una coincidenza, insomma. No, ma anche senza, tanto ci sentiamo, siamo in... scusatemi. No, secondo me c'è anche un altro fattore, nel senso che condivido quello che hai detto, perché l'abbiamo vissuto insieme. E io ho notato anche che c'è una tendenza ad essere contro l'automobilista, che secondo me è un fattore che, oltre che essere inutile, è anche controproducente, perché la verità è che noi siamo a favore di un movimento di diverso genere, di diverso tipo. Quindi anche insistere sul fatto che a livello di provocazione, no? Non attiriamo niente, cioè salvo un'energia del cavolo, perché io vedo anche appunto le foto che tu ci stai mostrando, si capisce, si percepisce che c'è più la gioia di fare qualcosa, di fare un percorso insieme. Quindi noi ieri eravamo carichi di un'energia e in alcuni punti di questo percorso l'abbiamo scaricata, perduta e anche sporcata, no? Cioè, al di là del fatto che sì, lì c'è una questione di tipo quasi forse tecnico, poi ce n'è un'altra che è di tipo umano, cioè che è quella di comprendere che da un'altra parte quasi tutti noi siamo anche automobilisti, o lo siamo stati, e quindi insomma noi siamo in una via del mezzo e va calcolata questa cosa. Sì, sì, questo, cioè, concordo. Davo per scontato che, cioè, il lato umano fosse già assorbito, cioè nel senso che, cioè, non siamo lì per provocare, ma cioè non blocchiamo il traffico, siamo il traffico, capito? Sì, insomma, io mi ponevo di più, cioè, su come il rendere di tutti punti tecnici, cioè prettamente tecnici. Anche il fatto che, cioè, a mio parere, una critical mass non può andare a 7 km all'ora, capito? Cioè, bisogna andare a 14, a 15, perché sennò, cioè, ci scende la catena prima di tutto a noi. E poi non è il traffico, questo è veramente bloccare il traffico dopo, perché, cioè, ti fai la passeggiatina. Invece, cioè, per me ha più senso, cioè, mostrare che cosa succede se un gruppo di ciclisti che vanno alla velocità normale, che andrebbero tutti i giorni al lavoro, cioè che sono dai 15 in su, che cosa succede in una città, nelle città pianificate con una pianificazione urbanistica, cioè quella che abbiamo, che è una critical mass, insomma. Controproducenti, ma cioè, come condividere questi punti tecnici con il resto della massa senza una creazione gerarchica? Siamo
ci possiamo lasciare con questa domanda, sperando che tra qualche anno sapremo la risposta, credo, perché è bella tosta come interrogativo, sì. Le foto che stanno passando adesso è del Forum delle Ciclofficine del 2007, che c'era scritto, organizzato a Toulouse. Abbiamo preso un traghetto che ci ha portato da Roma a Marsiglia, da Marsiglia a Toulouse. Abbiamo fatto un po' in treno, un po' in bici e siamo arrivati in questa ciclofficina, che è la ciclofficina di Toulouse, che anche loro hanno un accordo con la municipalità e gli mettono da parte le biciclette. E in questo forum è stato il primo esperimento di riunire tutte le ciclofficine d'Europa, quindi sono venute un po' di ciclofficine che potevano arrivare, che volevano stare lì in quell'iniziativa, in quella giornata. E quella ciclofficina che ho visto era davvero impressionante. Nel 2007 c'aveva già una quantità di biciclette che, cioè, davvero spaventosa. C'aveva cumuli di bici per settori. Sto cumulo qui che vedete sono bici da corsa, che è davvero assurdo. E materiale tra l'altro buono, insomma, materiale utilizzabile. La sera poi ci sono stati eventi, iniziative, cineforum, giochi auto-organizzati e non. Bell'evento. 2007. Io mi fermerei. Ci vediamo tra un po'. Non lo so, un quarto d'ora? Il problema è che alle 8 lo streaming va via. Ok. Quindi poi possiamo continuare noi a fare, diciamo, la presentazione del viaggio, non so, in maniera nostra. Quindi sono le 7:20, 7:07. Non ce la facciamo. Quindi facciamo così, facciamo una pausa di 15 minuti. Sì. E poi ci rivediamo qua e iniziamo il percorso del viaggio fino a che dura. Ok. Bene. Amen.